aiutare a riscoprire e controllare le emozioni, favorire la comunicazione e la socializzazione attraverso un lavoro sui gesti, l'espressione corporea, il ritmo, la musica, l'ascolto e l'improvvisazione. È quanto prevede il progetto Il ritmo della vita, condotto dal professor Yuri Ricci, a cura dell'associazione no profit To Groove di Pistoia e realizzato grazie alla Caritas diocesana e alla direzione del carcere di Santa Caterina in Brano. In occasione della fine del primo ciclo di musica art terapia, alcuni dei detenuti che hanno seguito il corso hanno tenuto una dimostrazione, una sorta di saggio finale. I ragazzi se ne sono appunto avvicinati ai piccoli strumenti a percussione, piccoli strumenti didattici, al suono, hanno sperimentato un modo nuovo di comunicare attraverso appunto il linguaggio non verbale della musica, cosa alquanto nuova, diciamo, per loro, abituati in un ambiente in cui, diciamo, la comunicazione avviene sempre diversamente, soltanto attraverso il linguaggio verbale. Pertanto il momenti, diciamo, di silenzio, momenti di introspezione, momenti di scambio anche musicale e ritmico. Il carcere di Pistoia di Santa Caterina in Brana, che attualmente ospita una novantina di detenuti, non è nuovo a questo tipo di iniziative. Al momento ha attivi dei corsi di formazione in collaborazione con la provincia, attività e progetti di pubblica utilità con il comune di Pistoia e in programma un progetto di raccolta differenziata insieme a Publiambiente. Io insistevo da parecchio voler fare un corso di musica come musicoterapia e finalmente ci siamo riusciti. Hanno partecipato una decina di detenuti ed è una cosa molto importante, insomma, un ennesimo progetto che va verso la direzione appunto di risocializzazione attraverso le arti. Mi pare che sia una di quelle attenzioni che contribuiscono a rendere anche il carcere un luogo come dovrebbe essere, un luogo dove si riacquista anche quello che si è perduto, si trova la possibilità di tirar fuori il meglio di sé, dove ci si può anche recuperare, insomma, in qualche modo. Il progetto mi è sembrato abbastanza buono e è molto rieducativo e reinseritivo. Ci siamo divertiti cantando e suonando i suoni. Io direi che di queste cose qua bisognerebbe farne molte molte di più, nel senso che io lancerei un messaggio alle persone esterne che hanno la possibilità di darsi una mano, sì. Rispondo alla sua domanda, che ha detto è quello di stare tutto il giorno a doziare, che non è una cosa che fa bene psicologicamente e fisicamente. Se non hai la forza per andare avanti, qua si sopravvive, non si vive.